Attenzione, un nuovo virus inizia a farsi strada tra gli esseri umani. Questo agente patogeno colpisce i soggetti più fragili, quali neonati e persone anziane. Ecco in che maniera riconoscere i sintomi. Con l'avvento del freddo, malanni e raffreddori diventano una costante della vita di tutti. In alcuni casi, però, queste forme influenzali possono diventare pericolose, soprattutto per i soggetti con un sistema immunitario poco sviluppato. Ovviamente ci riferiamo ai soggetti anziani e ai bambini piccoli. Tra i tanti virus in circolazione risulta essere particolarmente preoccupante il virus sincizziale RSV. Questo infatti sembra colpire prevalentemente i bambini e i neonati, al di sotto dei 2 anni. Come se tutto questo non bastasse, l'agente virale sembra essersi potenziato, rispetto agli anni scorsi, tanto da portare alcuni bambini in terapia intensiva. L'esperto Luigi Orfeo ha quindi lanciato un allarme, dichiarando come la condizione sfiori i livelli di un'epidemia. Il tutto poi potrebbe peggiorare durante il periodo natalizio, in quanto è proprio in questo momento dell'anno che si ricevono moltissime visite. Purtroppo il numero dei ricoveri è aumentato esponenzialmente negli ultimi giorni. Il picco è però previsto per gennaio, quando sempre più casi verranno segnalati al sistema. Secondo l'esperto, il virus in questione andrebbe a causare, nei più piccoli, una malattia nota come bronchiolite. Questa condizione causa un'infiammazione dell'albero bronchiale, tanto da condurre il bambino all'insufficienza respiratoria. Proprio per questo le terapie intensive degli ospedali pediatrici sono al collasso. Per evitare il peggio è fondamentale riconoscere i sintomi e agire per tempo. In alcuni casi il virus si presenta come semplice raffreddore. In circostanze analoghe non bisogna preoccuparsi, cosa che invece bisogna fare laddove si presentassero: tosse secca e respiro affannoso. In questo caso il bambino respira con fatica ed è percepibile non solo un rumore nel respiro, ma anche l'aumento della frequenza respiratoria e cardiaca. Il bambino poi può essere colto da inappetenza ed è quindi doveroso contattare il pediatra ed eventualmente procedere al ricovero. Per evitare la malattia è quindi importante evitare che i bambini sotto i 6 mesi si relazionino con persone raffreddate. E poi è necessario lavarsi le mani quando se ne pone l'esigenza, evitare di fumare in casa e non baciare i bambini piccoli, nemmeno sulle mani. Particolare l'attenzione da rivolgere ai bambini prematuri, ovvero quelli nati prima del termine della gravidanza o quelli con malattie congenite. Questo perché, nella maggior parte dei casi, necessitano di interventi specifici per guarire. A seguito delle condizioni del sistema sanitario, gli ospedali sono al collasso e quindi non sempre in grado di offrire le giuste risorse a questi bambini. Eravate a conoscenza della diffusione del virus sincizziale e di come questo possa essere pericoloso nei confronti dei bambini più piccoli? Siete spaventati dall'avvento di questa nuova malattia? A voi i commenti! Metti mi piace e iscriviti al canale per ricevere gli aggiornamenti. Seguici anche su Telegram per ricevere le notifiche in tempo reale. Trovi il link in descrizione.